Working Capital di Bari, siamo con Annibale D'Elia. Che cos'è Bollenti Spirit? Bollenti Spirit è il programma della Regione Puglia per i giovani, è un'esperienza che è iniziata nel 2005 e che adesso sta varcando il suo quinto anno di vita. Mette insieme una serie di iniziative ad alto impatto che riguardano diversi aspetti del mondo giovanile e tutti hanno un'idea in comune, che i giovani sono la più grande risorsa non utilizzata che esiste nella nostra regione. La Regione Puglia ha deciso con Bollenti Spirit di, come dire, prendere sul serio questo slogan, considerare i giovani come il vero motore di una rinascita sociale, economica, culturale. Ecco, tu durante la tua partecipazione al panel di Working Capital di questa mattina hai detto una cosa: ci sono delle porte che devono essere aperte. Allora, io ti chiedo quali sono queste porte e dove conducono e soprattutto chi deve aiutarci ad aprirle. Ma posso, diciamo, raccontare un'esperienza, che è un'esperienza di qualcuno che ha aperto una di queste porte e si è ritrovato dentro l'istituzione. La sensazione è che ci siano delle mura di cinta molto alte in questo paese e che spesso una delle grandi divisioni è tra chi sta dentro e chi sta fuori. Io penso che questa cosa, oltre ad essere ingiusta, è incredibilmente antieconomica e genera quell'effetto che ormai, di cui sono pieni i giornali, che è, come dire, il paese per vecchi, no? Cioè, come dire, i giovani non sono una risorsa soltanto perché sono i cittadini del domani. I giovani sono una risorsa adesso, perché il mondo cambia e abbiamo un disperato bisogno di nuovi punti di vista. Allora, quando abbiamo immaginato come fare con Bollenti Spirit a tradurre questa promessa in realtà, ci siamo detti anzitutto apriamo porte. Un esempio, un bando per avere un finanziamento fondo perduto fino a 25.000 euro, ma non sulla base delle tue garanzie creditizie, ma sulla base della qualità della tua idea. E il bando, che è comprensibile non soltanto se hai un amico commercialista, ma è scritto in italiano. E i tempi di risposta a una domanda, che non sono appesi a un chissà, ma sono dati e certi. È presente la retorica della politica che deve rispondere ai bisogni? Noi diciamo, cominciamo a rispondere al telefono, perché è importante riavviare delle conversazioni. Queste sono porte che secondo noi, come dire, sono la chiave d'accesso a un futuro che è tagliato fuori, insomma è chiuso fuori, noi vogliamo farlo entrare dentro. Qualcuno oggi diceva, per concludere, che la Puglia potrebbe essere la California italiana. Beh, da come l'hai descritto tu questa iniziativa, potrebbe essere un primo passo per arrivare a questo. Non sono d'accordo, nel senso che la California è la California, perché qualcuno a un certo momento ha detto, beh, proviamoci. Noi dobbiamo diventare la Puglia, tutto qua è semplicemente un tema di sviluppo delle energie inespresse. Io credo che quest'altra retorica, no, del diventare qualcos'altro, come dire, è un approccio che porta al fallimento. Noi abbiamo bisogno qui al sud di immaginare in che modo termini come innovazione, cultura della rete, accesso e tutte queste belle cose di cui sono pieni i convegni possono diventare materia viva, carne, persone, occhi, speranze per fare di questo posto un posto migliore. Grazie. Grazie a voi.